dire che nei confronti dell'esposizione all'amianto per via per ingestione, come minimo il principio che va utilizzato è il principio di cautela. Tutti gli acquedotti italiani sono in amianto, tu lo sapevi? No. In Italia tutti gli acquedotti sono in amianto, lei lo sapeva? No, non lo sapevo proprio, mi sono andata tre volte. Lei lo sapeva che gli acquedotti italiani sono tutti in amianto? No. Tu lo sapevi che tutti gli acquedotti italiani sono in amianto? No, non lo sapevo. Lei lo sapeva? No. 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 Sì. In parte. No, giunge nuova, veramente. No, parlo adesso, in questo momento. No, non lo sapevo, purtroppo l'ho scoperta adesso. Lo sapevo perché sono tubi costruiti negli anni 50 con l'amianto. Sì, i dati ufficiali, anche se non sono molto aggiornati, parlavano qualche tempo fa di 1650 chilometri per Bologna e il suo Interland. Questi 1650 credo che da quegli anni si siano ridotti di pochissimo. Anche l'acquedotto di Bologna ha 1800 km di tubature in amianto, in cemento amianto. Tu lo sapevi? No, tutti non lo sapevo. Sapevo dell'amianto, ma non tutti. No, non lo sapevo. No, non lo sapevo. Non lo sapevamo nessuno. No, questo non lo sapevo. So che le tubazioni sono in amianto, in tutti gli acquedotti. Sì, noi conosciamo questa evidenza, nel senso che sappiamo benissimo che le vecchie reti dell'area bolognese sono state posate fra gli anni 60 e 70, sono in cemento amianto. E quindi questa è un'evidenza, si parla di cifre variabili fra i 700 chilometri e i 1000 chilometri di rete idrica fatta in cemento amianto, quindi questo è un dato noto e conosciuto. Non ho mai letto che c'era amianto l'acquedotto, a parte che credo che no, difficilmente lo informerebbero, visto che è in amianto. Gli anni 70 erano gli anni in cui nel mondo industrializzato, in particolar modo quindi anche in Italia, la produzione e il consumo di manufatti in amianto stava crescendo per raggiungere diciamo negli anni 80 il picco dell'utilizzo dell'amianto. E quindi sulla base di questi presupposti, negli anni 70, appunto, la produzione di tubature in cemento amianto ha rappresentato una importante fonte di business per chi lo produceva e per chi lo commercializzava. Non a caso l'NCI, che è il National Cancer Institute, che è il maggior ente che studia i cancri a livello, forse a livello mondiale, che è a Washington, ha
ritenuto di dover considerare l'asbesto un carcinogeno che entra nel tessuto dei soggetti sia attraverso l'ingestione che attraverso l'inalazione. Quindi il principio di cautela nei confronti dell'asbesto ingerito è assolutamente doveroso. Adesso che sa che in amianto, conta di fare qualcosa con l'amministrazione pubblica, con ERA? Oddio, se mi dovessero... Io con ERA sono una contribuente, cioè nel senso che ho ERA come in casa, come bollette, quindi direi che dovrebbe guardarci bene questa cosa. Molte che conosco così si sono ammalate, ma se sono andata là sono ammalate, da qualcosa deriverà, sicuramente. Poi non so, noi prendiamo l'acquedotto dal Setta, quindi non so se è la stessa cosa, se la tubatura è la stessa. Sì, è la stessa tubatura che vende nella quindi... città, Ma sinceramente mi sembra che dove passa l'acqua il fatto che ci sia l'amianto non credo che sia un fatto molto positivo. Io penso che ci siano degli enti che debbano controllare, soprattutto l'ARPA, chi deve salvaguardare l'ambiente. Io penso che sia un problema che sia sentito da tutti, quindi ci saranno dei controlli e dovranno verificare se tutto questo dà dei problemi per la salute, perché la salute del cittadino deve essere ovviamente messa in primo piano di fronte a qualsiasi cosa. Noi lo sapevamo e abbiamo fatto un'interrogazione qualche settimana fa, alla quale ancora non abbiamo avuto risposta, in cui proprio chiediamo delle specifiche, quindi che ci dicano di questi 1700 chilometri, 1750, e dove, insomma, che ci facciano capire che hanno la situazione pienamente sotto controllo. Io mi auguro che verrà sostituito, adesso io non ho la possibilità è poi di dire che verrà sostituito, in quanto noi con questo ordine del giorno abbiamo chiesto che comunque venga sostituito nei limiti del possibile. Adesso in quanto tempo ci sarà la sostituzione e quando avverrà, io purtroppo questo non lo posso dire, non lo posso sapere. Comunque è certo che nelle parti si inizierà in alcune parti ad iniziare la sostituzione dell'impianto. La valutazione del rischio deve essere una valutazione di tipo non statico ma dinamico. Un acquedotto in cemento amianto in condizioni ordinarie può non cedere nulla, può non cedere fibre d'amianto. Il problema non è la condizione ordinaria, è la condizione straordinaria che però diventa estremamente frequente, e cioè cosa succede quando c'è l'usura della tubazione, quando c'è la rottura, cosa succede durante un evento sismico? Quindi se abbiamo un approccio in termini di valutazione dinamica del rischio, la situazione è molto rischiosa. Se non c'è nessun piano dell'amministrazione per cambiare questo tipo di sistema, questo tipo di materiale? Io ritengo che a questo punto sia doverosa un'inchiesta e penso che la magistratura dovrà interessarsi di questa cosa, perché se
dovessero emergere problemi per la salute, a quel punto io penso che il Comune dovrà provvedere, no, era soprattutto a sostituire tutte queste tubazioni. Berrò più l'acqua del rubinetto. Molto semplice. Però anche a uso, certo, che domestico, comunque è cancerogeno. Sì, lo so, però cioè, non c'è mai informato nessuno. Ma è vera questa storia? Cioè. Sì, sì, è vero. Però consideriamo che da quanto è stato fatto questo acquedotto? Anni 50. Gli anni 50. Quindi penso che i sedimenti abbiano già anche fatto una camera tale per cui l'acqua passa anche abbastanza agevolmente senza portare lì. Quindi lei si fida? Mi fido perché l'ARPA sta controllando. È comodo dire che non è cancerogeno, però qui ci ammaliamo tutti, per un motivo o per l'altro. Io credo che sia meglio evitare l'amianto. Credo che sia meglio evitarlo. Adesso che sai che le tubature sono in cemento amianto, conti di fare qualcosa a livello come cittadino? Sicuramente sì, perché io su queste cose mi muovo, cioè se si tratta di salute ci si muove. Però devo andare a cercare e capire se c'è qualcosa che si può fare in comune, perché uno comune nel senso insieme, perché uno da solo non fa niente. Io delle cose da solo ho già provato, ma da solo non si fa niente. L'unione fa la forza. Vi sono una serie di evidenze scientifiche che dimostrano che l'esposizione ad amianto per via inalatoria o respiratoria determina un eccesso di tumori, sia per quanto riguarda ovviamente il mesotelioma pleurico, ma anche per quanto riguarda il tumore della laringe e i tumori gastrointestinali. E quindi è assolutamente, mentre non è stato provata una sicura correlazione tra l'esposizione da ingestione all'amianto e il mesotelioma peritoneale è un quinto di tutti i mesoteliomi ed è correlato chiaramente all'esposizione da asbesto. Il fatto che ci sia dell'asbesto, l'amianto si può trovare nel tratto gastrointestinale e c'è un eccesso di tumore gastrointestinale legato all'esposizione ad amianto, ci obbliga a ritenere, a dover assumere almeno un atteggiamento di cautela nei confronti dell'esposizione da ingestione ad amianto ed un eccesso anche di mesotelioma peritoneale. Il problema dell'amianto, delle tubazioni, non determina solo un rischio di ingestione, comporta anche un rischio di inquinamento dell'aria, di inquinamento indoor. Cioè un appartamento, un'abitazione servita da tubazioni in cemento amianto è un appartamento nel quale molto facilmente c'è una dispersione anche aerea dell'amianto.
tanti anni fa è stato fatto uno studio in Australia, un asciugamano o degli asciugamani lavati in una lavatrice alimentata con acqua dell'acquedotto costituito da condutture in cemento amianto, questo asciugamano si è intriso di fibre e queste fibre sono state rilasciate nell'ambiente via via che l'asciugamano asciutto veniva strezzato, così l'acqua che usiamo per la doccia, così l'acqua che usiamo per lavare i pavimenti, se in quell'acqua, anche se non la beviamo, c'è dell'amianto, questo amianto si deposita sul pavimento, poi quello depositato nel pavimento ricircola. Ovviamente non sto parlando di opinioni personali, ho citato il monitoraggio fatto in Australia, ma devo citare anche uno studio, una pubblicazione dell'Istituto Superiore di Sanità italiano del 1991. Beh, certamente che ci può essere, che possono esserci fibre che migrano dalle tubature in cemento amianto nell'acqua che poi viene bevuta. E questo può anche determinare un rischio in coloro che, ovviamente nei cittadini, che bevono queste acque. Quanto questo rischio sia quantificabile, se abbia un impatto sulla salute pubblica, ecco, questo penso che sia non facile da poter determinare, perché i fattori confondenti sono innumerevoli e quindi la concentrazione delle fibre nell'acqua ovviamente non è tale da poter essere monitorata nel tempo e poter e correlarla ad eventuali patologie che possono insorgere nella popolazione. Interventi sono stati fatti anche eliminando appunto le condotte di amianto, mettendo il polietilene P10 se non sbaglio, e quindi diciamo qualcosa si è fatto, ma poco, in merito a quello che è la condizione di tutta la rete idrica, diciamo italiana oppure bolognese, ce la capiamo. Io credo che questa il problema del numero delle fibre all'interno delle acque potabili possa essere risolto proprio con quello che si può definire un intervento di prevenzione primaria, e cioè eliminare quanto prima questa rete di tubature in cemento amianto e quindi sostituirlo con materiali che siano più adeguati. Dovrei ricominciare con le bottiglie, avevo smesso apposta proprio per una questione di diminuire l'utilizzo della plastica, perché dicevo magari è una cosa più ecologica e l'acqua dell'acquedotto pensavo fosse più controllata per questo motivo. Fra l'altro voglio dire, lavo insalata, frutta, la uso l'acqua anche non bevendola, ma insomma la utilizzo. La nostra ricerca di base ci dice che qualunque tessuto mesoteliale esposto a fibre d'amianto, che sia tessuto mesoteliale pleurico o peritoneale, esposto all'amianto si trasforma e diventa un tumore, diventa un mesotelioma. Non a caso, non so, se noi vogliamo indurre un tumore nei topi, mettiamo l'asbesto nel peritoneo, e nel peritoneo dopo un po'
quasi sempre si forma un tumore, che è un tumore murino. Quindi i tumori murini a noi interessano un po' meno perché sono più lontani dai tumori umani, perché noi preferiamo mettere tumori umani dentro al topo, ok? Così diventa più simile al tessuto umano. Però è altrettanto vero che se noi mettiamo dell'asbesto in un topo, il topo fa cancro, fa il mesotelioma peritoneale. Quindi il fatto che l'amianto venga a contatto col mesotelio peritoneale normale, sia attraverso l'ingestione, quindi dal polmone, sia attraverso il tubo gastrointestinale, cioè per passaggio linfatico, è assolutamente un rischio per la formazione di un cancro. Non essendo a conoscenza del problema assolutamente, non ho idee in proposito, salvo dire che se è così è una cosa terribile. Assolutamente sì, il parere scientifico è sempre più, secondo me, più da prendere in considerazione rispetto a un parere politico, un parere economico, un parere qualsiasi cosa. Io, se mi devo basare su qualcosa è sulla scienza. Ma non è cancerogena perché non contiene l'amianto, oppure non è cancerogena perché l'amianto non è cancerogeno? L'amianto è cancerogeno. Appunto, guardi, io lo so bene, faccio di mestiere ricerca, quindi lo so. Alcuni oncologi invece dicono che è cancerogeno. Certo che è cancerogeno, cioè certamente non è una cosa da mettere né nell'acqua né da nessuna parte. Infatti si sta eliminando in tutti i posti dove si ritrova dell'amianto, perché purtroppo è stato molto usato. L'amianto entra nell'organismo umano, va in circolo, come direbbe il professor Cesare Maltoni, non solo è un cancerogeno, è un cancerogeno multipotente, cioè un cancerogeno che purtroppo individua numerosi organi bersaglio. Non bisogna confondere quello principale dal punto di vista fisico e patogenetico, e non bisogna confondere quello principale col tutto. Purtroppo gli organi bersaglio sono numerosi, le fibre vanno in circolo, e questo è uno dei motivi per i quali appunto un gruppo di ricercatori bolognesi che fanno riferimento a Brandi e suoi collaboratori ha individuato una ipotesi, a nostro avviso assolutamente fondata, di nesso tra l'esposizione ambientale o professionale all'amianto e i tumori delle vie biliari intraepatiche. Questa è una delle questioni su cui si discute, così si discute della tiroide, così si discute del rene, e così si discute di numerosi altri organi bersaglio. E adesso che sai che la cosa che l'amianto, cosa intendi fare? Intendo, penso, documentarmi e non lo so, penso che prenderò provvedimenti. Di sicuro non mi piace neanche il sistema di andare a comprare l'acqua, questo è sicuro, per cui devo pensarci, mi avete dato una bella informazione. Lei beve acqua dell'acquedotto? Certo. E adesso che sa che è in cemento amianto? Prova che ci faccia. Tanto anche l'acqua minerale, cosa credete? Che sia migliore? Punto interrogativo? Penso che non farò niente, non so cosa dire. Continuerò a bere l'acqua del rubinetto, sperando che siano controllate. Thank you.
Devo dire che le istituzioni, di fronte a domande dei cittadini, dovrebbero rispondere. Si può rispondere al momento dicendo che non c'è conoscenza riguardo la problematica su cui è stata fatta la domanda e quindi è necessario prendere tempo per acquisire le adeguate informazioni. Ma credo che invece il rinunciare a rispondere a dei cittadini su degli argomenti che possono avere anche una certa difficoltà nel produrre una risposta non sia il meglio che un amministratore dovrebbe fare. Era affatto catenaccio la prima volta alla fine degli anni 90, quando noi intuimmo che c'erano dei campionamenti e che questi campionamenti avevano dato dei risultati, rifiutava di comunicare quali fossero stati i siti nei quali i campionamenti avevano dato riscontro positivo, cioè era stato trovato l'amianto, rifiutava di fornire la mappa delle tubazioni in cemento amianto. Devo ricordare che in quegli anni dovette intervenire il difensore civico regionale per spiegare a ERA che questi dati non potevano essere considerati dati riservati, ma dovevano essere resi pubblici. C'è a mio avviso un rapporto molto discutibile, anzi direi un rapporto perverso tra ERA e la AUSL. Chi parla a nome di chi? Arriviamo finalmente a un dibattito pubblico, arriviamo finalmente a una istruttoria pubblica a Bologna, in tutta Italia, in tutte le città italiane che hanno questo problema, una istruttoria pubblica sul problema del rischio amianto collegato all'acquedotto. Lo strumento istituzionale per l'istruttoria pubblica esiste. Cosa si aspetta a convocare questo ambito di confronto? O vogliamo continuare con la logica per cui qualcuno della USL interviene dicendo, come è capitato di sentire in incontri pubblici, l'amianto se ingerito è innocuo? A nome di chi parla? Io personalmente non consiglierei, non sarei assolutamente felice di sapere che nel mio acquedotto ci sono fibre d'amianto disciolte. Penso che sia sufficiente. Ogni agente, chimico o fisico, che sia stato dimostrato essere capace di indurre tumori, può indurre tumori in qualsiasi parte e qualsiasi tessuto dell'organismo umano. E quindi, teoricamente, può anche verificarsi che fibre di amianto ingerite con l'acqua o con il cibo o con qualsiasi in qualsiasi forma possa arrivare a un certo momento a causare patologie croniche come polmoni, tipo tumori o quant'altro. Ecco. Che questo possa essere quantificabile è estremamente difficile. Questo mi sento di dire. Un'acqua, per essere definita potabile, deve essere assolutamente indenne da cancerogeni. Ci vogliamo confrontare con ERA, con la USL, con chi? Con l'OMS. Confrontiamoci su questo. Siamo d'accordo o non siamo d'accordo? Chi non è d'accordo dica perché non è d'accordo. Dica perché si può dire, ma no, esiste per i cancerogeni un livello di talmente basso di inquinamento da rendere questa presenza tollerabile? Lo dica, poi lo spieghi, lo documenti, ma il clima di confusione, di disorientamento, di ignoranza che c'è su questo tema lo vediamo tutti i giorni. Io ho trovato, ma lo
potete vedere anche voi, c'è una fabbrica di, molto famosa di cucine che compra intere pagine, 6 o 7 pagine per fare pubblicità sui massimi quotidiani, sui più diffusi quotidiani nazionali, e vi dice se usate la lente di ingrandimento, perché la scritta è veramente microscopica, comprate le nostre cucine perché sono a basso rilascio di formaldeide. Cioè, io spendo dei soldi, spendo centinaia di migliaia di euro per convincere i consumatori che, poiché le mie cucine emettono poca formaldeide, beccatevi queste, che, perché le altre contengono più formaldeide. Quindi contenere poca formaldeide, che è una sostanza dichiarata dalla IARC cancerogena, diventa addirittura un valore di mercato. Allora, questo vuol dire che siamo nella confusione più totale. Non dico delirio, perché questo termine lo lascio al giornalista del Resto del Carlino, il quale sabato scorso commenta le preoccupazioni dei cittadini di Carpi col termine di psicosi. Psicosi. Bene, vediamo questa psicosi. Il Movimento 5 Stelle mi ha invitato nell'aprile, il 20 aprile del 2013, quindi un anno fa circa, a argomentare le questioni sulle quali stiamo lavorando appunto dal 99. Ho sintetizzato la vicenda amianto nell'acqua potabile in 10 punti che enuncerò molto velocemente, per poi arrivare a qualche sottolineatura su quello che a mio avviso dal aprile 2013 ad oggi è cambiato, e vi dico, secondo me è cambiata una cosa abbastanza importante. Era, a mio parere, abbandonato l'armamentario fatto di luoghi comuni, dichiarazioni superficiali, dichiarazioni autolesioniste tipo l'amianto si è ingerito innocuo, ha abbandonato tutte queste argomentazioni per arrivare, secondo me, a un intervento, un incontro pubblico al Consiglio Comunale di Bologna il 22 gennaio con un atteggiamento, un orientamento completamente diverso. Cioè, non più queste favole dell'amianto che se poco ingrassa, qualche nostrozza ingrassa, oppure è innocuo se ingerito, tutte queste favole turpi, ma è arrivato a dire: oh, ma il problema dell'amianto nell'acqua di Bologna, il problema dell'amianto dell'acqua sarà un problema di Bologna o è un problema nazionale? Allora, se è un problema nazionale, perché lo dobbiamo pagare noi? Perché dobbiamo spendere noi per la bonifica? A Carpi hanno ipotizzato costi per la bonifica di 60 milioni di euro, a Bologna hanno ipotizzato tempo fa costi necessari per la bonifica 250 milioni di euro. Io dico, si trovino, si investano e si bonifichi, perché con il ritmo delle bonifiche, per come stanno procedendo adesso a Bologna, dopo alcuni momenti così di finta agitazione su questo argomento, sempre da parte di ERA, quando ERA nei primi anni ha detto faremo il relining, faremo questo, quest'altro, ma gli ultimi dati che hanno riferito ci dicono che se si va avanti col ritmo di presunta bonifica che si sta portando avanti dal 99 ad oggi, noi a Bologna avremo ancora amianto, se ci va bene, per i prossimi 250 anni, diciamo amianto underground delle tubazioni, se ci va male per 500 anni, perché il ritmo di bonifica è di 1 o 2 chilometri all'anno, ma non si tratta di bonifica, si tratta di rappezzare quel pezzo, quei 2-3 metri di tubazione che è scoppiata, rappezzare. Quindi con questo ritmo, ovviamente, ripeto, fra 500 anni probabilmente avremo ancora dell'amianto nelle tubazioni. La nostra proposta è una proposta completamente diversa, è una proposta che dice: andiamo all'origine del problema, eliminiamo l'inquinante alla fonte, mettiamo da parte tutte le altre ipotesi assolutamente prive di fondamento e prive persino di risvolto pratico,
Voi sapete che anche a Bologna, ma in particolare a Carpi e nel Modenese, si è ventilata l'ipotesi del trattamento della superficie interna delle tubazioni con polifosfato di zinco, cioè grottesco, perché dal 99 ad oggi si è sempre detto no, non c'è rilascio di fibre dalle tubazioni perché si crea una patina calcarea che fa che tampona questo rischio di rilascio. E noi abbiamo detto, è vero, non c'è un rilascio in condizioni di ordinaria gestione dell'acquedotto, no, perché se così fosse noi avremmo in tutti i campionamenti un livello piccolo ma dosabile tutte le volte di amianto nell'acqua potabile, questo non c'è. Il problema sono quelle circostanze nelle quali il tubo si spacca, il tubo si fessura, dalla fessura si passa alla lesione più grande, si passa poi alla spaccatura e al fontanazzo che buca la strada. Allora, tutti questi incidenti non sono rari, un anno addirittura sono state contate 3.500 rotture, in un anno 3.500 rotture, ma di queste rotture i cittadini e i consumatori non si accorgono del fontanazzo qualche settimana più tardi dall'inizio della rottura. Tutto quel che succede tra l'inizio della lesione, la spaccatura del tubo e l'evidenza della falla, in tutto questo periodo il consumatore beve amianto, ma come si è detto anche nel filmato, il problema non è soltanto l'ingestione, è anche l'inquinamento dell'aria negli ambienti domestici attraverso i meccanismi che mi pare attraverso le interviste sono stati ben evidenziati. Per tornare sulla enunciazione delle dieci questioni che avevo detto, le citerò molto velocemente. Il primo luogo comune è quello secondo cui l'amianto non si stacca dalle tubazioni e non viene ceduto. Ho detto, questa affermazione è condivisibile, in condizioni ordinarie l'accessione non c'è, ma il problema è legato alle lesioni frequentissime che nelle tubazioni si verificano, fino, come abbiamo detto, agli eventi più pesanti che però non possiamo assolutamente prevedere, come gli eventi sismici. A Carpi è stato monitorato, sono stati monitorati alcuni picchi in diverse circostanze di 100.000 fibre di amianto per litro d'acqua, con un metodo analitico che definiamo microscopia elettronica a scansione, differente da quello statunitense, che è la microscopia elettronica a trasmissione, al cui dato si può arrivare estrapolando il dato del SEM, della microscopia elettronica a scansione, moltiplicando 100 per 100.000. Quindi 70.000 o 100.000 sono 100 milioni. A me risulta che dopo l'udienza conoscitiva del 22 gennaio in Consiglio Comunale a Bologna c'è stata l'idea, credo messa in pratica, di costituire una commissione che studia questo problema e lo affronta. Poi Lugani ci dirà, Monari ci dirà quali sono stati gli orientamenti e le decisioni definitive del Consiglio Comunale, perché vorremmo capire se di questa commissione faranno parte e faranno parte solo quelli che fino ad ora hanno negato l'esistenza del problema. Quindi facciamo gestire le prime avvisaglie di ammissione dell'esistenza del problema da chi fino ad ora ha semplicemente negato che il sistema esistesse. Il secondo luogo comune: l'amianto innocuo se ingerito, ma su questo le evidenze scientifiche dicono l'affermazione in quanto tale è priva di fondamento, perché l'amianto è in grado, i dati epidemiologici da questo punto di vista sono estremamente evidenti, è in grado di attecchire nella sede più vicina alla via di assorbimento, quindi tutto il sistema gastroenterico, ma dal sistema gastroenterico è capace di migrare verso altri sistemi ed apparati. Qui c'è un'evidenza assolutamente lampante, ovviamente nessuno di noi
è tentato dall'errore di estrapolare il dato dall'animale all'uomo, sappiamo che ci sono delle differenze, però in alcune circostanze le differenze non esistono e allora, voglio dire, le pubblicazioni dell'Istituto Superiore di Sanità che evidenziano come la mucca, mangiando una mangiatoia di cemento amianto, ha assorbito attraverso la lingua le fibre d'amianto e le ha trasmesse attraverso la lingua i tessuti al feto, e quindi che l'amianto ha superato la barriera feto-placentare, ma questi sono dati, cioè, voglio dire, pubblicati persino in italiano, qui non c'è neanche l'alibi della non conoscenza della lingua. Tutte le coorti di lavoratori esposti ad amianto hanno evidenziato un eccesso di casi osservati rispetto ai casi attesi di tumori dell'esofago, dello stomaco e del colon e di tutto l'apparato gastroenterico, e a parte no, quello non si riuscirebbe a neanche ad ipotizzare per quale motivo una fibra che riesce ad arrivare su un tessuto diverso da quello abitualmente più frequentemente colpito dall'amianto, che il polmone o che sono i mesoteli, nessuno può riuscire a ipotizzare perché una fibra, che le fibre sono state ritrovate in quasi tutti gli organi umani, per quale motivo in alcuni organi dovrebbe non esplicare un'azione di tipo cancerogeno. Terzo luogo comune, l'amianto ingerito è poco, e qui abbiamo detto, vogliamo fare una prova, devo dire, l'unica circostanza in cui in Emilia Romagna il campionamento dell'amianto nell'acqua è stato fatto col sistema della microscopia elettronica a trasmissione è stato Ravenna, e in quelle circostanze, nel 1995, è stato misurato un picco di 2 milioni e mezzo di fibre di amianto. Perché? Perché semplicemente il metodo analitico era differente da quello che viene utilizzato per poi dire all'opinione pubblica e ai consumatori: sì, amianto c'è, ma è poco, quel che non strozza ingrassa. Qui bisogna essere un po' più onesti e un po' più realistici quando si fa una valutazione del rischio. Dell'inquinamento indoor ho già detto, quindi sorvolo sul quarto punto. La quinta questione che avevo elencato già l'anno scorso nell'incontro che abbiamo fatto è il tema dell'aumento delle patologie gastroenteriche nei soggetti esposti ad amianto, e nel filmato avete visto un richiamo a ricerche recenti che non fanno che confermare quegli orientamenti e quelle osservazioni. Sottolineo in particolare che la ricerca di Brandi e dei suoi collaboratori ha evidenziato una enorme maggioranza tra i casi di tumori delle vie biliari intraepatiche da esposizione ambientale piuttosto che professionale, cioè una piccola minoranza dei casi osservati provenivano verosimilmente da esposizioni occupazionali lavorative, la stragrande maggioranza da esposizioni domestiche, con particolare riferimento, ha osservato Brandi e gli altri, a casolari di campagna in cui l'approvvigionamento dell'acqua potabile derivava da cassoni in cemento amianto. Poi con questi colleghi abbiamo parlato, ci siamo trovati subito a ragionare su interessi di ricerca comune, e abbiamo ragionato subito sul fatto, cosa che i colleghi non conoscevano, che non c'è soltanto il problema certamente più pericoloso delle riserve di acqua potabile in strutture come quelle che ho appena descritto, ma che c'è un problema di tubazioni di acqua corrente, di cui non tutti, come si vede anche dal filmato, sono tuttora a conoscenza. Il settimo, di che amianto stiamo parlando? Il settimo punto. Io vedo che nell'approccio fondato soprattutto su un atteggiamento di rimozione, nel senso psicologico del termine, c'è una tale confusione che non si riesce neanche a focalizzare, perché non c'è una progettualità tesa ad una ipotesi concreta di bonifica. Il tema, per esempio, da dove cominceremmo, dato che non possiamo bonificarlo tutto?
E qui questo significa evocare la necessità urgente di avere una mappa, non soltanto dell'amianto, ma di avere una mappa, parliamo sempre di condutture, una mappa differenziata per tipo di amianto. Perché purtroppo, se è vero che la grande maggioranza delle tubazioni contiene amianto crisotilo, purtroppo sono presenti anche gli altri amianti, quelli anfiboli, crocidolite e amosite, tutti cancerogeni. Ma gli anfiboli, amosite e crocidolite sono più aggressivi e quindi se mi si chiede cosa bonificheresti prima, questo chilometro qui o quel chilometro là, io direi bene, vediamo le condizioni di vetustà di una struttura e dell'altra, però vediamo anche il tipo di fibra contenuto, ma tutto questo sembra fantascienza, perché appunto temo poi Monari ci dirà che ci sia una qualche tendenza appunto a far gestire il problema a chi fino a ieri ne ha negato l'esistenza. Settimo punto, fare i campionamenti. Io questa mattina ho parlato con un docente universitario di Bologna che dice il microscopio elettronico a trasmissione ce l'abbiamo, c'è, a Bologna c'è. I campionamenti dell'acqua invece da Bologna prendono la via di Reggio Emilia, dove gli esami vengono fatti in microscopia elettronica a scansione. Vogliamo approfondire la questione? Vogliamo cominciare a esaminare quei campioni in SEM anche in microscopia elettronica a trasmissione? Se lo vogliamo fare, lo facciamo, ma il mio orientamento, la mia posizione è: la priorità è alla bonifica. La priorità non è aumentare i campionamenti, a aumentare i controlli, perché se voi vedete il disegno su carta della rete delle tubazioni cemento amianto a Bologna, è una cosa spaventosa, davvero non si sa da dove cominciare. Il problema non è fare ulteriori campionamenti o tanti campionamenti, il problema è, come dice il professor Soffritti, affrontare il problema alla radice. Poi, come dire, se nell'ambito di una strategia di campionamenti vogliamo fare dei campionamenti che siano attendibili, allora bisogna che si discuta dei criteri, dei criteri della scelta dei siti. Io chiedo a chiunque abbia esperienza di statistica e di matematica a dirmi: si può spiegare il fatto che il 10% dei campionamenti della AUSL sono positivi e negli ultimi 10 anni lo 0% dei campionamenti ERA sono stati positivi, da 0 a 10, si può spiegare in termini di probabilità statistica? Allora la questione è: dove li fate questi campionamenti? Si fa dei campionamenti nei siti dove è più facile non trovarne? Temo di sì, perché se confrontiamo i dati storici di ERA con i dati AUSL, vediamo che i dati peggiori di ERA furono nel 99 l'Interland. Il rischio è maggiore nell'Interland, perché l'acqua prima di arrivare a Budrio o a Castello d'Arcile ha attraversato più chilometri di cemento amianto. Se io faccio il campionamento a un passo dai pozzi del Fossolo, troverò della trielina, difficilmente trovo dell'amianto. Se faccio campionamenti a un passo dal fiume Setta, è difficile che io trovi dell'amianto, perché il fattore di rischio, che è costituito in quanto tale dall'attraversamento della tubazione, è un fattore di rischio che non si è ancora estrinsecato. Penultima questione, le sinergie negative tra amianto e inquinanti contenuti nell'acqua. Qui ho fatto riferimento al documento che abbiamo presentato in una manifestazione di artisti sull'acqua il 21 marzo, è una questione che avevamo affrontato prima, ripeto, con qualche effetto concreto in termini di miglioramento, non per merito mio o nostro, ma perché, come dire, quando a un certo punto si è visto che a Bologna si beveva una quantità, come si suol dire, industriale di trielina e di tetracloroetilene, si è detto: non si può sempre giocare sui limiti e dire va bene, bevete fino a 30 microgrammi di tetracloroetilene, che tanto al limite è un solvente, deterge lo stomaco, vi potete anche sentire meglio e forse più euforici. Allora si è cominciato a dire: no, mettiamo i filtri a carbonativo. Oggi possiamo dire che gradatamente si è arrivati a una situazione di miglioramento, ma non quella che io come medico auspico, e auspico anche sul problema degli altri inquinanti, non
correlati all'amianto, ma sostanze colorate, sostanze tossiche, cromo. Ogni territorio ha le sue grane, le sue peculiarità, le sue specificità in termini di inquinamento. Noi dobbiamo puntare a garantire un'acqua che per essere veramente potabile deve essere totalmente indenne dalla presenza di sostanze cancerogene. E con questo concludo, io non faccio il tifo per le acque minerali, assolutamente, anzi io faccio il tifo per l'acqua del rubinetto, proprio perché faccio il tifo per l'acqua del rubinetto, voglio che questa battaglia per l'acqua pubblica del rubinetto sia una battaglia che garantisce, non sia ideologica, ma sia una battaglia che garantisce ai cittadini un'acqua effettivamente pura, un'acqua effettivamente salubre. Solo un'ipotesi di questo tipo ci può mettere al riparo dai danni alla salute che si sono consumati negli ultimi decenni a nostro carico. L'ultima riflessione che faccio è fortemente contenuta nel documento che abbiamo presentato il 21 marzo al quartiere San Vitale è non ci accontentiamo, anzi vogliamo rifugire da una visione eurocentrica del problema acqua potabile. Dobbiamo guardare al problema dell'acqua nella sua dimensione planetaria e agire localmente, pensare globalmente vuol dire che una battaglia per mettere veramente fuori uso il cemento amianto e condutture qui è una battaglia che ha un riflesso positivo enorme nei paesi poveri. Nel momento in cui Bologna, l'Italia e l'Europa diranno stop, questo avrà immediatamente sarà la fine del mercato mondiale, sarà la fine del business mondiale sull'amianto, perché la battaglia locale qui determinerà a livello planetario una ripercussione talmente significativa da portare le altre popolazioni più povere a dire quello come è successo per Port Coco, Nigeria, quando gentilmente gli africani ci hanno rispedito a Bologna, a Castelmaggiore, i rifiuti industriali che noi portavamo in Nigeria. Io mi fermo qui, sono stato un po' più lungo di quello che pensavo di essere, e mi fermo per dare spazio agli altri. Ci posso affrontare il domande? Sentiamo anche Monari sulla parte dell'istruttoria e della commissione d'inchiesta che è stato chiamato in causa, poi come nostra abitudine diamo spazio alle domande e al dibattito con il relatore. Allora, io ho ben poco da aggiungere perché ha detto praticamente tutto. Dunque, in realtà questo problema è sorto qualche anno fa, due anni fa, quando Massimo Bugani ha presentato un'interpellanza al Comune chiedendo se era vero che le condutture del Codo di Bologna erano costituite in parte da cemento amianto. Il risultato è che nella zona di Bologna, stando nel Comune di Bologna, siamo circa sui 500 km, nell'intero circondario, quindi nel Comune dell'Interna, arrivavamo sui 1700 km. Poi a questo punto, visto che io mi sono occupato di amianto, perché lavorando all'università facevo proprio un'analisi ambientale sull'amianto, sono risultato esposto, sono praticamente l'unico universitario di Bologna risultato esposto all'amianto per 20 anni, visto che il Comune di Bologna si è interessato a queste cose qua, ho incominciato anch'io ad aiutare il gruppo consigliare. Abbiamo presentato un'altra interrogazione e poi ultimamente abbiamo presentato alla fine del 2013 un ordine del giorno in cui facevamo riferimento a determinate note, quindi determinati agli ultimi studi recenti che erano nati sul tema dell'amianto e soprattutto sul tema dell'amianto ingerito. Perché dunque i detrattori di questa tesi si appellano sempre al fatto che l'Organizzazione Mondiale della Sanità circa 18 anni fa, 20 anni fa, e le nostre leggi risalgono a quel periodo lì, dicevano che l'amianto non era pericoloso, non c'erano dati sufficienti per determinare la pericolosità dell'amianto ingerito. In realtà gli ultimi studi dell'Associazione Americana Internazionale della Ricerca sul Cancro non dice esattamente questo, stabilisce che ci sono diversi tipi di tumore determinati dall'amianto, fra cui, tra parentesi, proprio anche il tumore gastroenterico. Ci sono delle limitate evidenze, quindi c'è praticamente un 50% degli studiosi che si sono dedicati
a questa, diciamo, a queste evidenze lo determina pericoloso, un altro 50% che ha dei dubbi. Ma è già assodato che, per esempio, l'amianto è responsabile dei diversi tumori, la laringe, la faringe, la tunica vaginale. Quindi pensate soltanto, diciamo, nell'ultimo esempio, questo potrebbe essere derivato soprattutto dall'azione della doccia, quando le persone fanno la doccia, fanno l'acqua, cioè si lava tranquillamente, potrebbe essere derivato da questo. Benissimo, allora a questo punto sono state fatte diverse domande nell'ordine del giorno e la risposta dell'ERA è stata che le tubazioni del nostro acquedotto risultano essere in ottimo stato, perfetto stato. E hanno dato un dato molto contrastante, perché negli ultimi 6 anni praticamente c'è stata una rottura delle tubazioni ogni 2 giorni. Quindi ogni 2 giorni c'era una pezza, una tubazione si rompeva e bisognava aggiungere una pezza, quindi bisognava rappezzare la cosa. Il contenuto di amianto nella zona del bolognese non è che sia... È presente, ci sono alcune fibre, ci sono qualche migliaia di fibre. Il fatto è che non sono mai state fatte indagini in comuni più lontani da Bologna, perché dovete sapere che l'acqua chiaramente trasportata a più lunga distanza può strappare maggiori fibre lungo la tubazione, quindi sarebbe interessante anche conoscere queste cose. Poi ultimamente sono arrivato in contatto con l'amico Andrea di Carpi, e ci siamo raffrontati un attimino. Carpi ha una situazione derivante probabilmente dal sisma che c'è stato, ma una situazione che incomincia a essere veramente preoccupante, cioè hanno avuto contenuti di fibre ritrovate nelle tubazioni dell'ordine di 100.000 fibre. L'AIMAG, tutti, diciamo, il comune, tutte queste cose, tutti, diciamo, questi organismi tendono a sminuire l'azione dell'amianto, a definire che non sono evidenti i rischi. In realtà non è esattamente così. Benissimo, ritornando a Bologna, dopo il gennaio del 2014, quando c'è stata quella riunione pubblica, qui è intervenuto anche il dottor Totile, esperti del direttore dell'ERA e ad altre personalità, è stato deciso dal capogruppo del nostro comune del Movimento 5 Stelle, Massimo Bugani, e dal capogruppo di Forza Italia, la loro Forza Italia, Marco Lisei, di richiedere un'istruttoria pubblica. Basta, per il regolamento comunale, bastano semplicemente le richieste di 2 capigruppi per istituire questa istruttoria pubblica. È un'istruttoria che dovrebbe avvenire entro l'anno, si spera entro l'anno, e a cui porterà probabilmente un referendum nel comune di Bologna per vedere cosa effettivamente fare. Di questa istruttoria pubblica mi risulta, però non ho approfondito il tema perché ho sentito chattando così con Marco, se ho ben capito il comune di Bologna sta cercando di rintuzzare questa cosa dicendo che non è stata presentata nei termini prestabiliti, quindi è ancora, diciamo, ancora un pochino in alto mare. È sperabile che questa tutoria possa andare avanti, anche perché, ripeto, il problema delle tubature in cemento amianto è un problema estremamente serio e non è per fare terrorismo, perché, ripeto, io sono da chimico, preferisco tranquillamente bere l'acqua dell'acquedotto che bere l'acqua delle bottiglie di plastica, perché nelle bottiglie di plastica il polietilene terephthalato, ad esempio, viene polimerizzato in presenza di catalizzatori che possono essere cancerogeni, quindi non è detto che la cosa sia proprio ottimale quella, diciamo, l'acqua delle bottiglie di plastica. E non viene scritto. Lo so perché qualche anno fa, circa una decina d'anni fa, mi arrivò una telefonata da un comune della Fiale che mi chiedeva se potevo controllare un determinato catalizzatore messo dentro al PET per vedere la forma del metallo presente dentro, perché è un metallo considerato cancerogeno. Poi non se ne fece più niente. Quindi non è esattamente pensare alla plastica che sia un materiale totalmente igienico. Il materiale igienico, volendo, sarebbe proprio il vetro. Praticamente le classiche bottiglie di vetro in cui bottigliavamo, chiaramente con una diversa capacità, quindi peso, insomma, con altri criteri di trasportabilità e di altre cose. Ripeto, io mi fermo qua anche perché, ripeto, non ho altri dati. È sperabile, ripeto, che questa istruttoria vada avanti, quindi che il comune si decida di portare avanti un referendum a livello comunale e, perché no, anche a livello del circondario. Adesso con le prossime elezioni comunali probabilmente entreranno molti consiglieri del Movimento 5 Stelle nei vari comuni della provincia di Bologna.
quindi consiglieri che conoscono già un pochino il problema, che potranno semplicemente prendere il nostro, la nostra istruttoria, la nostra, le nostre interpellanze, i nostri ordini del giorno, far fare controlli anche sull'acqua che esce dai loro rubinetti. L'ultima cosa, perché stanno facendo, diciamo, questa cosa nel comune di Carpi, hanno deciso di fare una cosa veramente un po' particolare, che era stata detta anche a gennaio dall'ERA. Perché no non provare una, diciamo, un progetto sperimentale. Non esistono studi in tal campo, non è stato fatto niente, praticamente c'è una pubblicazione che riguarda una cosa particolare, un'applicazione particolare. Praticamente, come ha detto Vito, mettono dentro all'acqua dell'acquedotto di Carpi, tramite l'impianto di dosaggio del cloro, del polifosfato sodico, monosodico di zinco, di sodio e zinco, il quale avrebbe la capacità, in presenza di un determinato tipo di pH, eccetera, eccetera, di creare una specie di film e dovrebbe bloccare, praticamente cementificare le fibre di amianto che potrebbero liberarsi. Bene, la pubblicazione di questo lavoro qua, l'unica pubblicazione esistente riguarda praticamente le corrosioni di tubi di ferro, quindi non cemento amianto. Quindi sul tubo di ferro potrebbe avere anche un'implicazione, però è una pubblicazione. Non è stato studiato, in effetti, perlomeno, io non ho trovato niente, può anche essere che ci siano dei lavori, che ci sia qualche cosa, perché se noi mettiamo dei polifosfati di sodio di zinco, vabbè, lo zinco, se ne mette troppo, l'acqua diventa un cattivo sapore, quindi ci sono cose immediatamente, però i polifosfati hanno una caratteristica che non è molto bella. Se voi pensate, adesso gli alimenti vengono tutti, nelle etichette c'è proprio scritto senza polifosfati aggiunti, ci sarà un motivo, perché il polifosfato è il nutriente di tutti i batteri e di tutte le alghe, quindi noi praticamente mettiamo un nutriente dentro alle nostre tubazioni, quindi ipoteticamente in presenza di una flora batterica elevata noi lo nutriamo, creiamo dei biofilm all'interno delle nostre condutture, quali biofilm poi questi poi li ingeriamo. E non ne conosciamo gli effetti. Altra cosa, non sappiamo poi il fosforo, perché non è stato ipotizzato, se verranno fatti rilievi puntuali e fatti veramente adeguati nel tempo, facendo controlli del contenuto di fosforo che esce dai nostri rubinetti. C'è anche una normativa che prescrive che il contenuto di fosfati deve essere limitato. L'eutrofizzazione del nostro mare è dovuta infatti alla presenza di fosforo e di azoto, che sono dei grandi nutrienti, quindi noi addirittura li mettiamo dentro e non sappiamo gli effetti, primo sull'amianto, secondo sul nostro organismo, quindi ci può essere un effetto sinergico ben peggiore rispetto a quello che si può ottenere. L'ultima cosa che voglio dire, perché a volte dicono che l'amianto lo dobbiamo poi portare in discarica, non sappiamo cosa fare, eccetera, eccetera, quindi rimane inutilizzato. Anche questo non è vero, perché ci sono degli studi. C'è un brevetto del professor Roveri, del gruppo della Ciamice di Bologna, che utilizza dei materiali di scarto dell'industria casearia e di altri tipi di industria per eliminare fibre d'amianto, per scindere le fibre d'amianto dal cemento amianto, e una volta per trattare queste fibre sempre con altri, diciamo, con altri enzimi, e praticamente l'amianto cessa la sua esistenza, viene trasformato in un altro composto. Riciclato. No, non viene riciclato, semplicemente l'amianto cessa, viene estratto, viene tirato via il magnesio contenuto dell'amianto e il ferro, viene sostituito con un altro metallo, l'amianto in questo caso qua diventerebbe praticamente un concime. E quindi c'è questa possibilità in loco di portare questo impianto in loco, sfruttarlo, utilizzarlo per il periodo che serve e poi dopo una volta portarlo da un'altra parte. Quindi è un brevetto già italiano, questa è proprio un'idea. Che hanno visto, era già una cosa molto, molto, molto vecchia di tanti anni fa, hanno unito le due cose di smaltire dei rifiuti dell'industria casearia e contemporaneamente il cemento amianto, ed è nata questo impianto pilota che, fra parentesi, ha la capacità di produrre soldi, non di chiedere soldi, perché da ogni tonnellata di amianto loro hanno fatto dei calcoli, si può ricavare fino a 500 euro. In termini di magnesio, in termini di carbonato di calcio, in termini anche di energia, di produzione di energia. Bene, direi che... Il mio problema però è
è nato dalle tubature terminali. Le tubature terminali, come voi sapete, non vengono mai spurgate nel comune di Bologna. Una volta venivano spurgate, cioè aperte, uscita tutta l'acqua in volta. Le tubature terminali per non mettere i lavori sono quelle che portano dalla conduzione comunale alle abitazioni. Alle abitazioni, però ci sono tubature terminali in intere vie a Bologna che non vengono mai spurgate, cioè mai pulite. E questo è un dato molto, molto importante. Un altro dato molto importante, voi tutti sapete che cos'è il CIGS? Sì, sicuramente sì. È stato fatto l'asfalto, è stato fatto tutto quanto, i sottoservizi sono rimasti lì, anzi è stato pulito e riasfaltato. Le tubature dei manti sono rimaste lì e non sono state pulite, addirittura in alcuni tratti, addirittura in via Arno, che hanno rifatto l'asfalto con i rulli compressori, i tubatori di amianto un po' si sono spaccati, crepati, hanno riscavato 3-4 volte in quegli asfalti che dovevano resistere un'eternità, invece non è vero, vai in via Arno e è tutta rattoppata via Arno e doveva rimanere intera, in realtà le tubature si sono rotte una dietro l'altra, hanno fatto uno sfracello. Un altro cosa molto importante e che qui non vabbè, ma io mi piacerebbe parlare così, io poi invito, che so che è molto preciso, prende punti. Un'altra cosa molto importante, a Bologna ci sono diverse sorgenti d'acqua. Se uno fa delle analisi della sorgente d'acqua che beve nel quartiere Savana e nel quartiere Casalecchio di Reno, le acque sono molto ma molto diverse, sia in odore che in sapore, cioè hanno un sapore diverso e un odore diverso. Allora, la tubatura, l'acqua che viene dal quartiere Savana, addirittura via Felsina, è un'acqua di profondità, è un'acqua molto scarsa di qualità, viene miscelata con le due acque. Qui io ho chiesto più volte al Movimento 5 Stelle di richiedere quanti pozzi di profondità ci sono a Bologna, ma nessuno mi ha mai dato una risposta. A Bologna c'è le acque diverse, sorgenti d'acqua, non c'è solo secchia, ce ne sono diverse, diversi pozzi di profondità e nessuno sa quanti pozzi di profondità ci sono a Bologna. Allora, le tubature di amianto scaviamo, rompiamo, quant'altro, e rimangono tutte lì. Allora, io ad esempio sono stato operato 3 volte di tumore, 3 volte di tumore, addirittura uno l'hai citato, menzionato recentemente, l'ultimo tumore, io sono stato in coma per circa 2 giorni e in terapia intensiva 1 mese. E uno di questi tumori l'hai proprio menzionato tu mentre parlavi, difatti volevo intervenire. Poi... E questa è una cosa molto importante. A Bologna quante persone sono nelle mie stesse condizioni che sono stati operati anche recentemente di tumore? Questa è la domanda che io faccio al dottor Vito Toteri, grazie. Per esempio il rapporto che c'è fra l'inquinamento dell'aria piuttosto che quello dell'acqua, quindi perché io vedo alla fine una questione che anche potrebbe essere un trade-off, quindi conviene investire nella purificazione dell'acqua o invece non è meglio focalizzarsi su quella dell'aria? Grazie. Altre domande? Sono magari vi vengono in mente con... No. Volevo sapere se terra a terra, visto che comunque dovremmo aspettare ancora molto tempo, se ci sono dei sistemi che noi come privati possiamo mettere in essere, insomma, per cercare di migliorare un po' l'acqua che si arriva nel rubinetto, non so, ecco, qualche tipo di filtro, non so, ecco, non ho idea, perché poi a livello commerciale esiste tanta roba, ma non sappiamo fino a che punto siano efficaci su questo tipo di particelle. Posso fare un'altra domanda per me? Le analisi d'acqua dove le fa? Se le fa alla sorgente è un conto, ma se le fa in una tubatura terminale come ad esempio via Faenza, dove la tubatura finisce lì, io non l'ho mai fatta. L'acqua lì è sporca, puzzolente, esce di tutto, sabbia, merda e quant'altro. Allora, nelle tubature terminali esce di tutto. Allora, io a me piacerebbe sapere, quando Repubblica tempo fa pubblicò
delle analisi a campione alla città di Bologna, ma non sono mai state fatte appurate dove sono state fatte queste analisi, i punti, soprattutto le tratte dei vari tubi. Questo è molto importante, perché se analizzata la sorgente, quale sorgente? Quella del Secchia, quella di Viale Felsina, che tra l'altro è un'acqua di profondità e che c'è di tutto in mezzo. Tra l'altro Bologna si sta abbassando perché ci sono molti pozzi di profondità e questo nessuno ve lo dice. Allora, dove vengono fatte queste analisi? Perché non vengono fatte delle analisi? Sì, sì, no, la domanda è chiara sulle origini del campionamento. Inizia. No, c'è un'altra domanda. No, l'ultima domanda, ma chiusura. Lo fanno veramente l'esperimento a farvi, cioè di mettere... Cioè sì? Anche se ha detto tutte queste... Okay. Allora io brevemente comincio da quello più semplice. Quello che dice Elio Antonucci sta succedendo anche a Reggio. Io sono in contatto con un consigliere comunale che ha presentato non uno qualunque, ma è una persona che ha lavorato come nelle parti civili del processo Ethernet per il filone Ethernet Rubiera. Quindi persona particolarmente sensibile al problema dell'amianto, nel Consiglio Comunale di Reggio Emilia è stato approvato un ordine del giorno all'unanimità che chiede la bonifica integrale delle reti dell'amianto, gli hanno 300 km, il sindaco e l'USL si sono dichiarati extraparlamentari, hanno detto il Consiglio Comunale unanime, ma noi siamo, non ci interessa. Ed è quindi situazione bloccata. D'Andrea, che è questo amico consigliere comunale, dice oltretutto abbiamo anche la beffa che il consiglio comunale ha detto bisogna bonificare all'unanimità, la USL ha detto una sciocchezza, il sindaco ha detto non ne voglio neanche sapere, poi è diventato ministro. In compenso c'è anche questa beffa per cui quello che loro escludono dalla rete, cioè tipo fanno un rabocco, tagliano un pezzo, lasciano lì, attenzione, lasciano lì, dice D'Andrea, senza mappare. Per cui fra 50 anni o 100 anni qualcuno andrà a scavare e scoprirà l'amianto quando ha azionato la trivella con tutte le conseguenze che è possibile immaginare. Il dato epidemiologico, un dato molto difficile. Claudio Bianchi scrive nel suo libro sull'amianto che a proposito degli Stati Uniti, che secondo alcuni sarebbero tolleranti sull'amianto, dicono vabbè fino a 7 milioni di fibre non c'è problema, è tutto falso, perché in realtà negli Stati Uniti il Congresso ha incaricato una commissione di esperti per dire la propria opinione sul tema delle reti di cementamento. Questi esperti hanno detto un'indagine epidemiologica come si deve non sarà mai possibile perché le popolazioni da osservare sono enormemente numerose, dovessimo fare un'indagine epidemiologica classica, dobbiamo osservare il gruppo e poi osservare il gruppo di controllo, il gruppo di controllo numericamente deve essere maggiore del gruppo osservato, poi dove lo troviamo il gruppo di controllo che ha un acquedotto asbestos free? E allora hanno detto che cosa vogliamo fare una ricerca su questo per i prossimi 20 anni, le nostre conclusioni in commissione tecnica sono che bisogna bonificare le reti più rapidamente possibile. A me risulta che Cleveland abbia adottato un programma di bonifica nel 1982. Però a qualunque riscontro di una patologia asbesto correlabile e correlata a un'esposizione ambientale, io personalmente ne ho notizia, faccio doverosamente l'esposto alla Procura Repubblica per lesione o omicidio colposo. Mi deve arrivare una notizia, un'informazione, una cartella clinica, una volontà di andare su questa strada. E secondo me, infatti, in Italia, e io sto lavorando in questo senso, la strada poi sarà questa, ma non entro in particolare. Aria acqua, io ho cercato di dirlo in premessa anche prima ancora che cominciasse la riunione. Se la questione è, noi siamo qui riuniti come libere persone che hanno a cuore la salute dell'ambiente, la salute della comunità,
abbiamo a disposizione delle risorse limitate, 250 milioni di euro. Bene, questa è una sfida che qualcuno qui propone, come le investiamo? E lì io sono disponibile a discutere di valutazione comparata del rischio, cosa posso ottenere investendo sulla bonifica del benzene, cosa posso ottenere investendo sulla bonifica dell'amianto. Però dobbiamo riunirci un'altra sera, anzi dobbiamo pensare di riunirci per 2 o 3 giorni di seguito, perché è una questione estremamente complessa. La sfida io l'accetto, mi sembra estremamente importante, cioè la sfida, la proposta, l'accetto, mi sembra estremamente importante. Però qui stavamo discutendo questa sera di amianto. Allora io dico, sto discutendo di un bilancio di ERA che è un bilancio finito, è un bilancio interno di un'azienda. 250, posso chiedere a ERA di bonificare il benzene, ma ERA gestisce le reti acquedottistiche, i 250 milioni di euro li ha. Se ERA 22 gennaio propone la logica che ho detto prima, è la stessa dell'INAIL quando c'è stato il terremoto a San Giuliano di Puglia. Alcuni giuristi hanno detto risarcire, oltre che i lavoratori della scuola, i bambini che frequentavano quel luogo al fine di imparare un mestiere. L'INAIL ha detto ragionamento giuridicamente condivisibile, dobbiamo pagare, il governo ci faccia un decreto per finanziare i pagamenti. È la stessa questione che ha detto ERA oggi. Poi le piccole ere di provincia, tipo l'AIMAG, i polifosfati, abbiamo per 30 anni da giovani ci siamo accaniti contro il polifosfato a mortadella, adesso loro ce lo rimettono attraverso l'acquedotto. Sono cose ridicole. A parte che nel 95 a Ravenna si è già discusso di trattamenti collanti, non era proprio polifosfato, poi si è detto, conclusioni, quell'amianto 95 che a Ravenna furbescamente avete comprato dalla Grecia un attimo prima che in Grecia non fosse più legale produrlo, avete riempito i vostri capannoni, Amaga di Ravenna, voi collocate in discarica il cementamento di Rimini e le vostre scorte le volete utilizzare qui? Non siamo tanto d'accordo, e infatti Consiglio Comunale, Regione, Opposizione Popolare, quelle tubazioni hanno fatto la stessa fine di quelle di Rimini che andavano in discarica, sono andate in discarica anche quelle, comunque sono state rottamate, non voglio fare un discorso oggi sulle discariche, sono state rottamate. Ma dove? Sono state rottamate dove c'è stata presenza dell'opinione pubblica, dei cittadini, che hanno contrastato queste azioni, che hanno contrastato questi crimini di pace, perché le tubazioni belle, fresche, nuove, in cementamento, stante le scorte, stante la legge 257-92 che dice vietata la commercializzazione di materiale contenente amianto, le scorte, poiché alcuni ministri sofisti hanno detto la legge si riferisce a tutto tranne che all'uso, hanno detto loro, no? Ma noi non siamo assolutamente d'accordo, perché la 257 in verità si riferisce anche all'uso, tant'è che il titolo della legge è norme per la cessazione dell'uso, stante la 257-92, le ultime scorte a Umm, dove non c'era attenzione, lotta e presenza popolare, sono state utilizzate fino al 2004, le ultime scorte. Quindi il benzene, facciamo una valutazione comparata del rischio, però con ERA e con gli enti che gestiscono l'acqua noi dobbiamo discutere di acqua. La depurazione a rubinetto, è emersa una proposta da un gruppo commerciale di Carpi che sostiene di possedere un filtro adeguato per le fibre d'amianto. Ci siamo incontrati, abbiamo approfondito la questione dal punto di vista tecnico. La mia posizione è questa: io ho delle perplessità che esista un filtro capace di filtrare proprio se vogliamo filtrare quelle visibili con la lente di ingrandimento, il filtro c'è. Se noi vogliamo filtrare le ultrafini che hanno uno spessore inferiore a 0,2 micron, quelle cioè che non vediamo in SEM, che vediamo solo in microscopia elettronica a trasmissione, quelle proprio che spiegano la discrepanza tra i 7 milioni che secondo qualche funzionario della USL di Bologna, lo beva lui, 7 milioni.
tanto sicuro della innocuità. Quelle, a mio avviso, a livello di filtro domestico non ci arriviamo. Però la proposta che noi facciamo è: si vuole provare, si vuole sperimentare. Il polifosfato, prima che nel mortadelle, l'hanno usato a Vercelli, l'hanno usato in Romagna, è una foglia di fico. È una foglia di fico perché abbiamo detto, poi tra l'altro è una sostanza che non si presta neanche a nessuna ipotesi di sperimentazione sul campo, perché se io ho trattato con questa specie di collante vernice e poi ho in un tratto della rete meno inquinamento d'amianto rispetto a un altro, ma sono sicuro che poi questo dipende dal polifosfato, o non dipende dal fatto, un po' dipende dal fatto che in quella parte della rete, quella rete ha subito maggiori stress, maggiori eventi sismici che non dall'altra parte. Siccome stanno buttando via dei soldi a carte su questa cosa qua, io credo che non stiano buttando soldi nell'interesse pubblico, stanno buttando soldi nell'interesse di chi ha fatto questa proposta, ben sapendo che è una proposta patacca. Quindi la mia posizione è assolutamente non ne parliamo neanche. Dove fanno gli esami? Ci sono degli esperti, laboratori, gente che ha lavorato 40 anni in ERA, SEABO, che sarebbe in grado di dire, convocata a un tavolo, quali sono i posti più adeguati per andare a cercare l'amianto. Ci sono i posti più adeguati per cercarlo e ci sono i posti più adeguati per non trovarlo. Io credo che sulla seconda che ho detto qualcuno si concentra. Dove sono i tranquillizzatori? Io non so neanche esattamente cosa siano. Sono delle strutture in cemento amianto che servono a gestire il reggimentare il flusso d'acqua, e strutture nelle quali il flusso d'acqua subisce un impatto enorme. Mi dice chi ha lavorato 40 anni in SEABO ERA che lì bisognerebbe andare a cercare. E no, invece si va a cercare nei posti dove è più facile non trovare nulla, perché solo con questo criterio si spiega il 100% di negativi di ERA dal 2003 al 2013, e solo con questo criterio si spiega il perché la AUSL di Bologna, che va da Molinella a Porretta a San Lazzaro a Casalecchio e poi scende qua, per quale motivo i siti monitorati dall'USL di Bologna sono solo nella città di Bologna, che sono una situazione meno a rischio rispetto all'Interland. E c'è un motivo. Il motivo è: abbiamo ereditato questa campagna di campionamenti da un tale direttore, eccetera, eccetera. Non farli più sarebbe molto brutto per l'opinione pubblica. Si trascinano stancamente, tanto non c'è, di recente non riusciamo più neanche a sapere, a parte questa carnevalata di chiedere al cittadino di seguire la procedura per l'accesso agli altri, come dire, vorrei sapere che acqua respiro, fai una domanda per l'accesso agli altri, ma diciamo è il cardino che ci attribuisce disturbi psicotici, quindi io non sarò speculare rispetto a questa proposta, però ci siamo capiti. Negli ultimi anni noi non riusciamo neanche a sapere, nel traffico di acqua tra Bologna e Arpa di Reggio Emilia, che ha un microscopio, un SEM, non ha la microscopia elettronica trasmissione, ma c'è a Bologna, Istituto di Geologia, professor Valtré, vogliamo valutare, vogliamo misurare, siamo qua, sotto le due torri. Noi negli ultimi anni non riusciamo neanche a sapere, questo amianto che è stato campionato nell'acqua di Bologna, è crocidolito o è crisotilo? E non si riesce a sapere neanche questo. Quando tutta la letteratura scientifica documenta che gli amianti sono cancerogeni tutti, ma gli anfiboli, crocidolite, hanno un effetto aggressivo maggiore. Non si riesce a sapere. Reggio Emilia dice: se non ce lo chiedete esplicitamente, noi non ve lo diciamo. Bologna dice: fare questi esami con la ricerca del tipo di amianto costa di più. E allora, come si chiama? Ma non sono io che faccio il tifo per i campionamenti, per uno in più. Io dico: basta campionamenti, bonifica integrale, programma di bonifica, se lasciamo in mano agli attuali gestori, come ho detto. Nel migliore dei casi non avremo più amianto negli acquedotti fra 250 anni, nel peggiore fra 500. Forse Imola sono un po' più veloci, lo stanno facendo, credo, perché è inutile criticare tutti a priori. Imola credo che, senza suonare le campane, abbia adottato una strategia, come dire, se dobbiamo
se c'è stata una falda di 2 metri, beh, sostituiamo via tutta la tubazione di tutta la strada. Probabilmente arriveranno un po' prima, ne hanno di meno, però arriveranno certamente come ritmo, come frequenza, un po' prima di quanto non arrivi loro. Per quanto riguarda, diciamo, la possibilità di eliminare parte delle fibre d'amianto o totalmente, io penso che l'unico sistema potrebbe essere l'osmosi inversa. Il problema è che l'osmosi inversa viene applicata sul rubinetto di uscita dell'acqua, quindi l'acqua della doccia, l'acqua del bagno, l'acqua della lavatrice, l'acqua della lavastoviglie, in ogni caso non viene depurata tramite l'osmosi inversa, e quell'acqua lì in qualche maniera procura un inquinamento, se in presenza di amianto, un inquinamento indoor. L'unica alternativa che esiste in realtà è proprio la sostituzione delle condutture in amianto. E quando hanno fatto i scavi di recivi, se non le hanno sostituite, sono rimaste lì. Una domanda: ma noi cittadini concretamente che strumenti possiamo avere in mano per fare pressione affinché sostituiscano le condutture? Se ne aggiungo una io, se c'è un discorso legato alla titolarità delle reti che era porta a giustificazione del fatto io non intervengo, perché recentemente ho sentito per esempio che ERA non ha neanche intenzione di intervenire in minima parte, benché minima parte, sulla la perdita delle reti, che è una cosa da cui ovviamente intervenendo ci guadagnerebbe. Quindi esiste ancora la suddivisione tra proprietà delle reti e gestione delle reti, tale per cui dice: ma io ho ereditato una cosa che è di proprietà dell'amministrazione comunale e quindi interviene il comune sulla sostituzione. Questo facendo anche, quindi riportando un discorso anche sul piano economico del chi deve intervenire e se ci sono motivazioni adottate di questo tipo da parte del gestore. Problema complesso dal punto di vista giuridico. Io ho accennato prima, non è per sfiducia nel fatto che le azioni di miglioramento, non ho sfiducia nel fatto che le azioni di miglioramento possano essere raggiunte dal movimento di cittadini dal basso. Anzi, siamo qua anche perché abbiamo questo tipo di fiducia. Io penso che su questa questione giuridica, chi è responsabile? Qui c'è qualcuno che sta erogando, distribuendo acqua, a mio avviso, nociva per la salute. Poi, io faccio il medico del lavoro di mestiere e so che ogni relazione particolare ha le sue peculiarità. Io sono il tuo datore di lavoro, però ti faccio lavorare in un capannone con amianto spruzzo che ho affittato da un'altra persona, e vabbè, lì c'è un problema di bilanciamento delle responsabilità a seconda del ruolo e a seconda dei doveri di ognuno. Io ho accennato prima alla questione, cioè qui in attesa del sol dell'avvenire, delle masse popolari, eccetera, cioè io credo che la cosa concreta, quella a cui sto lavorando io, è una interlocuzione con alcuni settori, qualche settore della magistratura, a quale portare il tema in termini materiali, concreti, oggettivi. Cioè, per intenderci, io sto lavorando sulla raccolta di dati che riguardano la certa area del Piemonte, e poi si parte da quello e vediamo se in Italia c'è spazio ancora finalmente per quello. Se noi pensiamo al processo Ethernet, Casale Monferrato, ma su quel sito le magistrature italiane sono intervenute numerose volte e si è intervenuti molto spesso su quel sito traendo conclusioni appoggiati da periti o che diciamo cose sbagliate o che avevano le idee molto confuse. Quel sito è stato preso in esame più volte. Perché si è arrivati così tardi a un processo quale Ethernet 1, primo grado, secondo grado, con una condanna a prima 16 anni e poi a 20 anni nei confronti dei due imputati? Quel sito è stato scoperto dalla magistratura solo in questo ultimo procedimento? Allora, a questo punto, diciamo, se la politica a livello locale, a livello nazionale,
sorvola, rimuove il problema, richiesta di dare un parere non si fa trovare neanche per essere intervistata. Le masse popolari sono, diciamo, malaticce, nel senso che non sono in grado di esprimere una potenzialità che possa dire domani si va tutta a Roma e si dice al Consiglio dei Ministri c'è un problema, va affrontato immediatamente, e allora dobbiamo lavorare con quello con cui, sulle contraddizioni, per come riusciamo a lavorare. Io penso che la distribuzione di un'acqua contenente amianto sia un fatto grave, a mio avviso è un fatto penalmente rilevante. Che poi si riesca a fare il gioco delle tre carte o delle scatole cinesi, per cui io gestisco le reti ma non sono di mia proprietà, doveva intervenire lui e poi chi, interpellato sul problema dell'amianto, dice no, io non chiedo da lui, l'avete visto nel filmato di Bugatti. Quindi siamo in un sistema di scatole cinesi nel quale a un certo punto io dico, in Italia sono i magistrati che, non dico che sono mossi efficacemente e equamente, non voglio dire per molto meno, perché sono, però su questa questione la strada è quella, e la strada deve essere l'interlocuzione con i soggetti giusti, le persone giuste, e non col primo che capita, non col PM che il suo consulente gli dice ah no, guarda, archivia questo caso perché, d'accordo, poveretto, il lavoratore ha avuto un tumore prima della laringe, poi del polmone, però fumava 5 sigarette. Beh, sì, finché avremo dei consulenti di PM che consiglieranno i PM di archiviare perché il lavoratore, avendo conseguito due tumori dopo l'esposizione all'amianto, fumava 5 sigarette, vabbè, allora a questo punto, voglio dire, veramente rischiamo, se non apriamo un'interlocuzione con le persone giuste, con i soggetti giusti per il loro ruolo istituzionale, io credo che rimarremo sempre fermi. Io l'ho detto, francamente, l'ipotesi che sto lavorando è questa qui, perché dal 99 noi diciamo una cosa assolutamente vera, assolutamente fondata, che l'amianto nell'acqua potabile non deve esistere, quello che diceva Antonucci poi su Fossolo. Citavo prima il lavoro che abbiamo fatto con Angela Marchionni, il 21 marzo, lì abbiamo riesumato tutti i vecchi dati che riguardano l'inquinamento dei pozzi del Fossolo da tetracloroetilene e tricloroetilene, c'è stato un certo tipo, secondo me sicuramente, di influsso negativo sulla speranza di vita e di salute delle persone che hanno bevuto da quelle fonti. Oggi abbiamo detto nel documento che abbiamo presentato, col sistema della cambiamo i limiti di riferimento. Il limite di riferimento per quelle sostanze, per quei solventi clorurati, quella volta, quando abbiamo fatto la prima denuncia, era 30 microgrammi da garantire entro il 1991, una cosa del genere. Poi si è detto 30 microgrammi di sostanze cancerogene, allora hanno detto no, dai, facciamo 10. Oggi chi beve l'acqua del rubinetto a Bologna ha diritto di sapere, a differenza di quello che è l'orientamento dell'USL, che tu gli chiedi com'è la situazione degli organologenati nell'acqua distribuita dei rubinetti. Siamo nei limiti di riferimento, cioè tu non devi sapere se sei a 9,9 o a 1. Non devi sapere se ti stai avvicinando al limite guida europeo, che è 1, come abbiamo detto nel filmato che abbiamo fatto prima, quando l'Italia inventa, assieme al limite guida di un microgrammo, inventa letteralmente un limite soglia di 30, che non esiste nella normativa europea. Il messaggio è molto chiaro. Se sei a 29,5 delle sostanze clorurate complessive, dormi, sogni tranquilli, non star lì a spendere dei soldi per fare filtri, per ridurre, per migliorare, anzi, come Antonucci sa, se il pozzo sgorga 70 microgrammi, lo mescoli con quello di Borgo Panigale e portate Borgo Panigale e il pozzo del Fossolo a 29,5. Tanto chi se ne frega a Bologna, chi va a mettere il naso, quando qui non riusciamo neanche a andare a un tavolo, che in un paese civile si direbbe si fa un tavolo dopo questa questione discussa in Consiglio Comunale, si fa un tavolo partecipato, e si fa un tavolo partecipato alle associazioni ambientaliste, no? Il tavolo mi risulta che sia partito e, ripeto, è costituito da quelli che dal 99 ad oggi hanno detto l'amianto c'è ma è poco.
Il tavolo, scusa, ti riferisci alla commissione di inchiesta? No, mi riferisco a quello che verosimilmente, cioè non c'è una notizia ufficiale, ma molto verosimilmente il Comune di Bologna ha detto, fino a ieri abbiamo detto che la questione non esiste, ha tirato i remi in barca era, che non sposa più l'ipotesi dell'amianto innocuo se ingerito, allora si fa un tavolo di consultazione, credo, di cooperazione, credo, tra AUSL ed ERA, per dire, ma secondo me il tema è poi quello, come possiamo uscire dal ridicolo di vostri campionamenti tutti negativi e dei nostri positivi al 10%. Allora, in questo tavolo ovviamente bisogna invitare le associazioni ambientaliste, non bisogna invitare interlocutori scomodi, perché potrebbero dire la mappa sulla quale avete gestito i campionamenti fino ad oggi è una mappa assolutamente inattendibile, la ridisegniamo, ma io non sono per fare ulteriori campionamenti, io dico bonifica, niente campionamenti, bonifica, basta, niente campionamenti, bonifica. Un attimo, non scordiamo che comunque il Comune di Bologna è il massimo azionista di ERA, quindi la parte politica ha un suo peso, in questo caso i cittadini, è chiaro, io tiro l'acqua dal mio mulino, hanno questa possibilità qua, la prossima volta che vanno a votare sanno che il Movimento 5 Stelle si occupa anche di questi temi e non gliene frega niente della spesa, non gliene frega niente di chi c'è dietro, il potere o il potente di turno, cerca di portare le cose all'attenzione dei cittadini. C'è giustamente la magistratura, ma anche la magistratura spesso e volentieri si trova con le mani legate, perché a volte sbatte contro dei muri di gomma. Chiaro che deve, a questo punto deve subentrare anche la parte politica, quelli che ne hanno voglia, quelli che hanno interesse di stare da parte dei cittadini. Io seguo il problema dell'amianto sulla città di Carpi. L'ultimo aggiornamento che abbiamo avuto dal presidente Letti di AIMAC è che il livello, diciamo, di fibre sta scomparendo misteriosamente, le analisi le sta facendo ERA, le ultime analisi ce le ha fornite, ma cancellando praticamente l'ente certificatore, e sarebbero a zero. Questo lascia un po' perplessi, diciamo, dopo un anno di fibre in aumento, tutti in un colpo tornano a zero direttamente. Cioè, ci ha raccontato che questo dottor Melchiorre ipotizza uno sciame di pesciolini che girano nelle tubature e sono queste fibre d'amianto. Dice mica erano come i pesciolini, se li peschi li trovi, se no non li trovi. Anche questa sembra una barzelletta raccontata così, però ce l'abbiamo avuta davvero davanti agli occhi, sentita con le orecchie, è strabiliante. Noi in questo momento siamo abbastanza preoccupati, perché un piano B non esiste. L'unico piano è quello della sostituzione dei tubi. Loro si sono affidati a questo dottore, specialista nella purificazione acque, ha fatto, diciamo, questo formulato è stato usato in due acquedotti, quello di Rabbi di Forlì e quello di Gattinara di Vercelli, dove le tubature sono fatte in ferro. È un prodotto che serve per evitare la corrosione del ferro. Qua ci vuole fermare dell'amianto su dei tubi in cemento amianto. E veramente anche l'Istituto Superiore di Sanità gli dà in linea generale adatta allo scopo, che alla fine vuol dire non c'è una bibliografia inerente, è un tentativo. Tutte le aziende consorziate, diciamo municipalizzate o meno, si sono radunate a Carpi in una riunione e sono tutti interessati a questo esperimento, perciò potrebbe venire a Bologna, potrebbe venire anche in altre aree del paese. Al momento loro vogliono sperimentarla su una linea, Carpi alimentata da due linee, ci sono la vena principale da 600 mm e la vena diciamo più vecchia, che è di 350 mm. Su questa vena, che è stata posata nel 1952, vogliono immettere questo formulato a monte col dosatore del cloro per poi trovare dei punti di campionamento. Il problema è che questa vena alimenta anche tutta la città, si rimette, e siccome è fatta a reticolo, la città di Carpi è alimentata con un reticolo di tubature, entrerà in tutto il paese. I primi punti di prelievo, che sono quelli dove è stato trovato le fibre, che hanno aumentato anche nel tempo
di intensità, cioè sono dai 32.000 sono passate a 77.000 e poi 130.000 fibre. Questa è una fontana pubblica davanti all'Arci di Santa Croce. Cioè, e questa è la fontana pubblica dove giocano i bambini, ci vanno bene, non è che è un punto di prelievo, perché i punti di molte persone vogliono fare dei campionamenti nel proprio acquedotto, dal punto di prelievo al rubinetto. AIMAC dice no, per noi è un punto che non ha nessun valore in quanto potrebbe essere contaminato dalla tua rete personale, dal punto di prelievo. Io faccio sono certificato fino al punto di riconsegna, che è il punto dove c'è l'allacciamento proprio dell'acqua. Noi abbiamo adesso ipotizzato, stiamo facendo un'interrogazione parlamentare, perché questo è l'unico sistema per riuscire a portare il problema veramente alla luce. L'unico sistema è arrivare a Roma, e a Roma, quando si è arrivati a Roma, c'è stato un bel rimbalzo mediatico. Oggi è a conoscenza di tutta la nazione, cerchiamo di fare una sensibilizzazione anche verso i partiti politici in maniera che possano convergere a far emergere il problema, perché le risorse per cambiare i tubi non ci sono. I patti di stabilità impongono che le società gestiscano e facciano tutto in proprio, perciò sarebbe l'unica ipotesi che ci hanno fatto raddoppiare la bolletta. Questo paga sempre il pantalone, ci siamo noi. Va bene, saluto tutti, buonasera. Se non ci sono ulteriori domande, direi di ringraziamo i due ospiti, Monari e Totir. L'ultima cosa che mi è scappata, le fibre d'amianto, diciamo l'amianto non è soltanto responsabile di malattie a livello degenerativo, quindi di tumori. Indipendenti di ricercatori inglesi, pubblicati fra parentesi anche nel Cirdeline, è responsabile anche di patologie cardiovascolari, quindi diciamo il suo campo è totale, quindi va dal sistema cardiocircolatorio a tutt'altro. E questi sono studi fra parentesi che sono stati pubblicati da l'INEL, come pure il documentario che abbiamo visto è nel sito dell'INEL, quindi l'INEL stessa riconosce una possibile concausa della presenza dell'amianto con determinati tipi di malattie. Bene, grazie a voi della presenza. Cioè, a chi non arrivano le mail può lasciare nel tavolino dell'ingresso il proprio indirizzo per essere aggiornato delle prossime iniziative del Civico 32. E buonasera a tutti, buonanotte.